Chi di voi mi conosce lo sa, il nuovo Caddy è l'auto che abbiamo scelto a casa, sì, proprio per la mia famiglia. Questo però non mi impedirà anche questa volta di andare a trovare i suoi pro e soprattutto i suoi contro, perché noi facciamo una prova strumentale qui in pista con il nostro ingegnere e i nostri strumenti. Perché diciamoci la verità, i pro quelli ve li raccontano tutti, ma noi qui vi diciamo sì, anche i contro, scritti belli chiaro, nero su bianco, insieme al pagellone che trovate come sempre alla fine del video. Volkswagen Caddy, dopo tanti anni, finalmente è arrivata la nuova generazione, che è una vera rivoluzione, visto che nasce su pianale MQB, dice addio alle balestre e dà il benvenuto a una marea di tecnologia. Noi siamo qui oggi nei pro e contro per capire se un'auto come questa può essere davvero una valida e intelligente alternativa a una classica automobile. Un'auto derivata da un veicolo commerciale che se la deve vedere veramente con tantissime concorrenti oggi, soprattutto dell'universo Stellantis, che schiera un'armata di concorrenti, tutte sullo stesso pianale, basate sullo stesso progetto, ma sempre più agguerrite, e che saranno sempre di più, visto che a Rifter, Berlingo, ProAce, City e Combo presumibilmente presto si aggiungerà anche il Doblò. È lungo 4 metri e mezzo, esattamente quanto un Tiguan. Il design è completamente cambiato rispetto alla precedente generazione, a tratti devo dire curato. In più ha accessori, questo MPV, inaspettati, almeno per un mezzo che deriva da un veicolo commerciale, come per esempio i fari. Eh sì, perché di serie ci sono gli alogeni H7 come sulla mia versione, ma mettendo mano al portafoglio si possono avere addirittura dei full LED adattivi, che però costano cari, 1300 euro circa. Anche dietro di serie fari alogeni, però optional, ci sono i full LED molto più sfiziosi, che questa volta costano meno, 200 euro, un po' più accessibili. La meticolosa analisi qualitativa del nostro ingegnere non ha risparmiato nemmeno il Caddy. E cosa abbiamo scoperto? Beh, che per essere un furgone è costruito veramente bene, direi meglio di tanti concorrenti. Lo dimostrano i giroporta laterali, che sono decisamente regolari, così come i finestrini, che non presentano irregolarità. Qualche imperfezione invece l'abbiamo trovata nella zona del portellone e del cofano anteriore, ma niente di grave, soprattutto considerando la categoria del mezzo. Non ci hanno convinto invece il terminale di scarico, che spunta, è un po' troppo visibile, forse lo si poteva celare un po' meglio, e poi il brancardo laterale, che non è rifinito a dovere come capita su molte Volkswagen, per esempio anche la Golf 8. E la nostra prova portiera cosa ci racconta? Ci racconta che la derivazione da veicolo commerciale è piuttosto evidente, avete sentito un rumore piuttosto secco, però anche qui un giudizio su due livelli, visto che invece il portellone laterale è veramente realizzato benissimo, scorre molto bene, serve pochissima forza per andare a chiuderlo. In più anche qui accessori da auto di categoria superiore, le maniglie laterali e quella del portellone possono essere dotate di servoassistenza elettrica, pazzesco. E dentro cosa abbiamo trovato? Anche qui abbiamo analizzato meticolosamente tutto, e cosa abbiamo trovato? Plastiche dure dappertutto, del resto i geni del DNA qui sono quelli di un veicolo commerciale. La cosa però che ci ha colpito è che hanno comunque utilizzato una infinita serie di trim diversi per queste plastiche, cioè sono tantissime, tutte dure ma una diversa dall'altra. Questo rende l'abitacolo sicuramente più variegato, ma soprattutto ci ha colpito il fatto che comunque è assemblato veramente con rigore e mediamente meglio rispetto ai concorrenti diretti. In generale valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto sulle ultime auto nate a Wolfsburg. È tutto troppo touch, le superfici a sferramento sono un po' troppe, avremmo preferito qualche bottone in più. In compenso il volante è molto ben fatto, i tasti qui sono veri, ben rifiniti, davvero non sembra proprio quello di un furgone. Posizione di guida anche lei l'abbiamo misurata in lungo e in largo, qui si sta seduti in alto, volendo anche molto in alto, addirittura più in alto che su un Tiguan.
Tiguan. Quindi se cercate la posizione di guida alta per dominare la strada, come si dice, beh, questa auto è quella che fa per voi. Non aspettatevi però un'ergonomia da sportiva, perché qui le gambe sono sempre, guardate, molto piegate a 90 gradi, il volante un pochino inclinato in avanti, come avveniva un po' sulle monovolume che andavano tanto di moda un po' di anni fa. Sedili li abbiamo trovati super comodi alla tedesca, quindi ben sagomati, offrono grande sostegno e grande comodità, non si sprofonda, anche i viaggi lunghi non sono un problema. Regolazioni ampie per il volante, altezza e profondità, non è così scontato per un veicolo che deriva dall'universo dei commerciali. E poi a leva per l'altezza, però a rotella per lo schienale, molto bene, nel senso che si riesce a regolare con più facilità rispetto alla leva che procederebbe invece a scatti. Volendo si possono avere sedili ancora più sfiziosi come quelle sulle Volkswagen di alta gamma con regolazioni elettriche, ancora un caddy che ci sorprende con una lista degli optional davvero ricca. L'abitabilità fa brillare gli occhi su questo mezzo, è un altro dei motivi di acquisto, visto che è assolutamente eccezionale, lo spazio in larghezza e per la testa, guardate i valori in grafica, non è neanche lontanamente paragonabile a quello di un'auto tradizionale come può essere un Tiguan. Lo spazio per le ginocchia è uguale a quello del SUV tedesco, comunque uno spazio abbondante, anche se ci sono sport utility come la Honda CR-V che riescono a fare ancora meglio. Però guardate, qui abbiamo una fila di sedili divisa in tre, un'auto che finalmente tiene conto del quinto passeggero, che qui ha una sua dignità, ha un sedile tutto per sé, comodissimo. Qui si può veramente viaggiare comodi in 5 ed è praticamente una caratteristica introvabile su qualsiasi auto tradizionale. Il tunnel c'è ma è basso, quindi non dà grande fastidio. In più si possono avere bocchette di ventilazione regolabili con due prese USB-C che fanno parte del bracciolo centrale, attenzione che è un optional. Se non vi dovesse bastare questo spazio, in ogni caso Caddy offre anche la variante a passo lungo, 21 cm e mezzo di passo in più, lunghezza totale che passa a 4,85 metri, diventa un'auto veramente eccezionale, quindi c'è ancora più spazio nel baule, ancora più abitabilità, insomma, per chi non è mai contento. Su entrambe le versioni, anche su questa a passo corto, si può avere poi la terza fila di sedili nel baule per avere la configurazione a 7 posti, costa circa 1000 euro in più, mentre il passo lungo a parità di allestimento costa circa 900 euro in più. L'accessibilità è meravigliosa, anche qui non c'è storia rispetto a un'auto normale, grazie alla porta scorrevole che fa felice soprattutto chi ha bambini e deve mettere seggiolini, perché è qui veramente salire e scendere è facilissimo, c'è un sacco di spazio e poi il sedile, il divanetto qua è un po' rialzato, quindi anche mettere il seggiolino è semplice, anche perché ci sono attacchi Isofix ben raggiungibili sui due sedili laterali attraverso una piccola cernierina, ben fatto. Attenzione però, porta scorrevole l'abbiamo adorata, però inspiegabilmente il finestrino è fisso, non c'è nessuna possibilità di apertura. Sul vecchio Caddy si poteva invece far scorrere il vetro e questo secondo me è un grave difetto. E poi c'è il tetto panoramico, meraviglioso, un optional da circa 1000 euro, regala una luminosità eccezionale, però non prevede alcun tipo di tendina per oscurare il sole e questo è un bel problema soprattutto durante la stagione calda. Un'auto pensata per viaggiare anche a pieno carico e anche in tanti, offrendo a tutti grande comfort. Se non vi dovessero bastare queste bocchette, pensate che potete averne alcune supplementari sul tetto che portano aria fresca o calda a tutti i passeggeri, anche quelli della terza fila, non male. In più luci di cortesia a LED. Campione di spazio, accessibilità e versatilità, ma le origini da furgone emergono quando si parla del comfort. Il nostro test di insonorizzazione ha restituito valori mediamente più alti rispetto a quelli di un classico SUV come il Tiguan. Alle basse velocità il borbottio del diesel filtra all'interno dell'abitacolo per essere poi sostituito in velocità dal rumore di rotolamento degli pneumatici e dai frusci aerodinamici. Del resto la sezione frontale e soprattutto l'altezza sono veramente abbondanti. Niente di drammatico, però è giusto dire che i valori sono un po' più alti rispetto a quelli di un classico SUV. Scompaiono le balestre al retrotreno e questa è una super notizia per il Caddy, soprattutto per chi lo usa in versione passeggeri. Sul vecchio modello, quando si viaggiava a scarichi, chi era seduto dietro rischiava di rimbalzare letteralmente sulle sconnessioni più importanti. Ora c'è un bel ponte rigido con ammortizzatori idraulici, una soluzione tipicamente automobilistica portata in dote dal pianale MQB. Il comfort quindi è migliorato tantissimo rispetto al vecchio Caddy, anche se si è persa un po' di capacità di carico, di portata, ma questo interesserà solo a chi prenderà il Caddy in versione cargo, in versione furgone.
E il baule? Beh, intanto attenzione all'ingombro e al peso del portellone posteriore, che è veramente enorme. Per chiuderlo ci vuole un po' di forza e bisogna farlo in due movimenti. In più il portatarga produce forse un po' troppo rumore. In alternativa potete avere le porte a battente, molto divertenti, però presentano delle cerniere a vista e il tergicristallo solo su uno dei due vetri. Il portellone comunque ha il vantaggio di offrire un enorme riparo, per esempio in caso di pioggia. Chi ha bambini sa quanto il caddy sia comodo in questo frangente. In ogni caso poi scopriamo il vano bagagli, che è il vero motivo d'acquisto per questo veicolo, semplicemente perché è eccezionale e non paragonabile a quello di nessun'altra auto tradizionale. Il valore rilevato è impressionante, ma così distante dal dichiarato, perché il nostro metodo di rilevazione arriva qui, fino al tendalino, al carico utile. In ogni caso considerate che prendendo una rete ferma carico disponibile optional potete arrivare a caricare in sicurezza anche fino al tetto, e quindi un baule eccezionalmente grande che può diventare ancora più straordinariamente enorme. Questo è veramente il paradiso del carico, perché la soglia è bassissima, caricare oggetti molto pesanti, quindi è super comodo, non c'è alcun tipo di gradino. In più è anche rifinito per bene, è interamente rivestito in moquette ed è super squadrato, quindi super sfruttabile. Non c'è alcun segno dei passaruota, che sono totalmente annegati nella fiancata. Ganci dappertutto in robusto acciaio, luci di cortesia a LED e anche una bella presa a 12 volt. Attenzione, su questa versione ho il kit di riparazione che è nascosto in questo sportello, però optional il caddy può avere addirittura la ruota di scorta in dimensioni normali. Tanta sostanza, mi piace, io la metterei, anche perché non costa tanto, circa 100 euro. Qui vedete questo mobiletto, che è quello della versione California. Qui dentro c'è il cucinotto, ovviamente sulle versioni caddy normali non c'è. Noi abbiamo misurato il valore del baule senza il mobiletto. Bellissimi poi i sedili, che sono abbattibili, reclinabili, e se proprio non siete contenti potete anche toglierli letteralmente. Sono un po' pesanti, ma a quel punto ottenete un vano di carico che diventa realmente sconfinato. Un vano che non è paragonabile a quello di un'auto normale. Lo si capisce ancora meglio dalla prova empirica con le valigie cinesi, visto che siamo riusciti a caricarne ben 4 più 2 borsoni e 2 zaini. Difficile, anzi impossibile, fare di meglio con un'auto tradizionale. Capitolo tecnologia, anche qui caddy rivela una doppia anima, perché si può scegliere una configurazione più spartana che bada al sodo, un po' come quella che ho io sul mio esemplare, strumentazione analogica e lo schermino più piccolo da 8.3 pollici. Altrimenti, mettendo mano al portafoglio, si può avere davvero una tonnellata di tecnologia, fino ad arrivare ad avere una configurazione del tutto paragonabile, perché identica di fatto, a quella delle Volkswagen più moderne, complete e sofisticate della gamma attuale. E quindi si può avere la strumentazione interamente digitale e personalizzabile, super sfiziosa, costa circa 600 euro, ma anche il sistema multimediale con navigatore e servizi connessi e comandi vocali naturali, molto più complesso di questo. Lo schermo passa a 10 pollici e qui in basso ottengo anche dei comandi a sfioramento aggiuntivi, che sarebbero anche un po' più pratici per non avere tutto touch, se non fosse che di notte, come su tutti i modelli Volkswagen, non sono retroilluminati, inspiegabilmente. Sistemi di assistenza alla guida: di serie c'è già lo stretto necessario, quindi cruise control, lane assist e frenata automatica di emergenza. In ogni caso, anche qui, accedendo alla lista degli optional, si riesce ad avere addirittura una guida assistita piena di livello 2, una notizia su un veicolo come questo. Con 500 euro in più si può avere lane keeping, quindi il mantenimento di carreggiata con piccole correzioni sullo sterzo, e con 800 euro in più si può avere anche il cruise control adattivo. Insomma, un veicolo commerciale che però non rinuncia a fare l'auto e a farla anche bene, se si è disposti a spendere. Oggi proviamo il caddy con il 2000 TDI 122 cavalli, il motore diesel più potente disponibile, abbinato al cambio automatico DSG. 320 Newton metro di coppia, non male, un bel coppione, poco meno rispetto a un Tiguan equipaggiato con lo stesso motore, che però sul SUV ha un po' più di potenza. Ma siamo al test di accelerazione e quindi giù tutto!
grande grinta, questo 2000 TDI, che infatti ci ha restituito un tempo sorprendente, soprattutto perché di gran lunga inferiore al dichiarato. L'ingegnere ha ottenuto questo riscontro utilizzando i paddle qui dietro al volante, ma tant'è, ce l'ha fatta. In generale non è un tempo strabiliante, ovviamente qui la differenza con un'auto classica si vede. Un SUV di pari dimensioni è molto più veloce, più lesto. Anche il nostro Tiguan, seppur provato a benzina, si è dimostrato più rapido. Attenzione poi, perché noi avevamo il Mago DSG. Con il manuale è lecito aspettarsi tempi di accelerazione ancora un po' più rilassati. E in frenata un bel pestone. Il Caddy nei nostri test ha dimostrato di avere grinta da vendere, nonostante questo esemplare monti gomme 4 stagioni in primo equipaggiamento, che lo sapete, tendono a far andare un po' più lunghi. Il valore rilevato non è poi così lontano da quello di Tiguan, che montava però ben più performanti gomme estive. Quindi, bravo Caddy, in frenata. Nel test di ripresa il Caddy ha sfoderato il suo coppione da diesel, che gli ha permesso di non sfigurare rispetto alle più classiche automobili. I tempi sono un po' più lunghi rispetto a quelli di una Tiguan, però guardate, rispetto a un SUV che invece monta un classico motore benzina aspirato, lui riesce addirittura ad essere ben più lesto, quindi si è difeso. I nostri test strumentali ci hanno regalato numeri pazzeschi per un'auto di questo tipo. Fino a pochi anni fa un MBV come questo avrebbe segnato differenze molto più marcate rispetto a una classica automobile. Il merito, la magia in questo caso, è del pianale MQB, che infatti restituisce una dinamica di guida di fatto molto simile, molto assimilabile a quella di una classica auto del gruppo Volkswagen, che nasce su questa stessa architettura per motori trasversali. Certo, il baricentro un po' più alto, abbiamo un'altezza importante e un peso non trascurabile, siamo ben oltre i 1600 kg, non proprio una piuma. Quindi è inevitabile avere un po' più di coricamento in curva, soprattutto se si alza un po' il ritmo, ma in generale riesce a sfoderare un'agilità che non avresti mai detto, anche perché l'elettronica, l'ESP è tarato veramente molto bene, non entra mai a sproposito, e questo è un altro indizio importante della bontà della base meccanica. E poi c'è lo sterzo, che incredibilmente su un veicolo come questo riesce, in questo caso, a sfoderare una certa precisione e addirittura un buon feedback e una buona consistenza. Tutte caratteristiche che sono oro colato su un furgone, dove solitamente abbiamo comandi molto più vaghi, fatti un po' un tanto al chilo. Ma siamo alla consueta prova parcheggio e quindi proviamo la manovra. Retro, raggio di sterzata direi nella norma. Senza infamia e senza lode, visibilità però eccezionale, grazie all'ampia vetratura si ha veramente un controllo molto importante dell'auto in manovra. Anche davanti i montanti con questo finestrino aggiuntivo danno un po' di visibilità in più. Attenzione, perché di serie però abbiamo solo i sensori. Volendo si può avere la retrocamera, costa 300 euro. Io la consiglio perché comunque gli ingombri iniziano a essere un po' importanti e dà una bella mano in più. Come su tutte le Volkswagen, anche il Caddy può avere di tutto, e questa è una notizia per un furgone, però sempre a pagamento. Evviva il diesel, perché nel nostro ciclo di rilevazione in condizioni reali, il terribile cappio di automoto.it, l'ingegnere è riuscito a strappare una media, devo dire, davvero incoraggiante. Non un record assoluto, certo, ma per un'auto così grande, spaziosa e versatile, con cambio automatico, devo dire che ci ha sorpreso, anche perché è riuscita a ottenere valori di consumo di fatto più contenuti rispetto a quelli di SUV paragonabili per dimensioni e destinazione d'uso. Certo, un Caddy favorito in questo caso non solo dall'alimentazione diesel, ma anche dal fatto di avere valori di potenza e coppia più contenuti rispetto a una classica auto. Ma per capire se questo Caddy può essere una valida alternativa al classico SUV, non resta che analizzare i prezzi, andando però al di là degli inutili e inesistenti valori di listino.
La gamma Caddy parte da circa 26.000 euro di listino. Il bello di questo mezzo è che è ricchissimo di accessori, proprio come una normalissima Volkswagen. E si possono arrivare ad avere allestimenti che sfiorano il mondo premium, con optional e tecnologie al top. Un dettaglio raro su questo tipo di veicoli, ma che rischia di far schizzare in alto il prezzo fino a livelli pericolosamente alti. Per avere una versione ricca si raggiungono i 30.000 euro, mentre per il top di gamma si arriva addirittura a 40.000. Costi di mantenimento interessanti, visto che il valore di potenza contenuto permette di risparmiare qualcosina sul bollo. E a voi è piaciuto il nuovo Caddy? Valutereste l'acquisto di un'auto così intelligente, concreta, spaziosa, versatile rispetto a un'auto più tradizionale? E quindi la domanda delle domande: Caddy o Tiguan? Se vi va, raccontatemi la vostra opinione nei commenti qui sotto. Io la mia scelta, lo sapete, l'ho già fatta. Ciao da Matteo Valenti, alla prossima prova rigorosamente strumentale. Pro e contro su automoto.it.